Questo è il laboratorio che abbiamo messo in piedi per fronteggiare l'emergenza coronavirus. È un laboratorio che consente in tempi rapidi di validare i tessuti e le mascherine necessarie per rispondere a questa emergenza. È stato un servizio offerto gratuitamente a fronte di una donazione di mascherine. Il laboratorio consiste fondamentalmente di due macchine. Una è questa, quella che consente di misurare l'efficienza batteriofiltrante, quindi la capacità di bloccare le goccioline di saliva che emettiamo quando parliamo, quando starnutiamo. L'altra macchina che vedremo giù è una macchina che consente di valutare la traspirabilità dei tessuti. Questa macchina in particolare simula un flusso d'aria che è l'equivalente di quello che emettiamo quando tossiamo, quando starnutiamo. Lo facciamo attraverso questa pompa che canalizza un flusso d'aria attraverso quel tubo. All'interno di questo sistema viene inserita la mascherina da testare. All'interno del flusso d'aria viene iniettato un aerosol che contiene dei batteri che sono utilizzati come tracciante effettivamente. Quello che noi vogliamo filtrare non è il batterio, ma vogliamo capire quante delle goccioline emesse vengono trasmesse attraverso la mascherina. Quindi produciamo questo aerosol, lo immettiamo in questo tubo ad una velocità di 28 litri al minuto, di come portata. La mascherina sta all'ingresso di questo set di piastre che non fanno altro che raccogliere le goccioline di varie dimensioni. Dopo il tempo di incubazione siamo in grado di fare la proporzione tra quello che è la quantità di batterio presente in assenza di mascherina e quello che invece si ottiene quando viene inserita la mascherina, quindi di fatto quanto la mascherina filtra. Simuliamo un flusso d'aria attraverso la mascherina e misuriamo la differenza di pressione prima e dopo la mascherina. La norma dice che delle mascherine chirurgiche accettabili devono avere una differenza di pressione inferiore a 40 pascal per centimetro quadro. Quindi possiamo dire che a fronte di 295 aziende censite che hanno inviato il loro materiale, ne abbiamo avuto una decina che hanno superato il primo livello e 6 che hanno superato il secondo livello. Di queste possiamo annunciarvi che, a parte le prime due che hanno iniziato già a produrre e a donare le 15.000 mascherine chirurgiche NUICT, ce ne sono altre due che hanno da pochi giorni superato tutti i test per preparare il dossier per l'Istituto Superiore di Sanità. L'Anti-Covid Lab è una dimostrazione sperimentale di come il sistema università, in particolare il sistema Università di Catania, è in grado di operare. Un laboratorio nel quale abbiamo messo a frutto ricerca, abbiamo realizzato un laboratorio per la validazione delle mascherine e abbiamo trasferito questo know-how al territorio, offrendo un servizio importante e strategico in questo momento alle aziende. E la cosa bella è che la risposta, la richiesta di questo servizio è venuta dalle aziende del territorio, che sono state le prime a cui ci siamo rivolte, e da tutta Italia.